Bom dia a todos. Eu tenho um importante nova para vós, isto é que eu terminato de ler meu primeiro livro em russo. Eu lo leggeva sem utilizar o vocabulário, mas isto não significa que eu compreendeva tudo. De facto, eu não compreendeva muito em detalhe o que estava escrito, mas eu compreendeva a história do livro. Il libro è «Nu», questo significa «Nos», e si va scritto per Evgeny Zamyatin, Eugenio, questo è il suo nome in interlingua probabilmente, in le annos 1920. Ah sì, il libro è un poco vecchio, e il genere del libro è, non memoro esattamente le... non è sicuro su per quale sia il nome del genere, ma questo è molto simile a 1984 per Orwell. Ah sì, in questo caso le storie è basate nel futuro, in una società futuristica molto pur, un po' potrei dire, ubi tutto è pulite, ubi tutto è controllate, questa è la cosa fondamentale, e ubi tutti i cittadini sono convinciti che la loro società è perfetta. E sì, io non voglio dire troppo su questo, io credo che questo è un buon libro che è anche traduzito in inglese e altre lingue. E se voi siete interessati a questo genere di libro, voi dovete leggerlo. Lo che mi piaceva più in questo libro è un parve passo quando aveva una votazione. Usualmente durante queste votazioni stote votava al mesme in maniera un poco di Columbus, io credo che sia il nome del... allora io riprendo, usualmente Todes votava al mesme maniera, ma in questa votazione aveva lì con Rebelles che votava differentemente, e il governamento decideva di ignorare i loro voti. Lo che mi piace è le motivazioni che il governamento trova per giustificare l'ignoramento di questi voti. La motivazione è la seguente, che registrare i loro voti sarebbe equivalente a registrare un colpo di tosse durante un concerto sinfonico. Io trovo questo molto, molto poetico e molto convincente, razionale. De facto è ovvio che le giustificazioni sono assurde, totalmente assurde, ma io lo suona molto bene, io lo suona razionale. In un concerto sinfonico e ha molti ruitos nelle sale, il pote ha molti ruitos nelle sale, colpo di tosse, sono ruitos di sedias che si muove, e naturalmente una persona che vuole audire la musica non vuole audire questi ruitos, allora è normale che gli steroidus non essere registrati, ma nel contesto di una votazione questo probabilmente non può essere applicato. E lo che questo mi memora è che noi anche tende a pensare un po' in questa maniera, quando io notavo questo soprattutto nel tempo recente, quando aveva alcune votazioni
con risultati inaspettati e un po' anche di dire non molto accettabile quasi per le maggiorità del votante, come io penso all'elezione di Trump, al Brexit. In Italia anche l'anno passato aveva un referendum, dove il risultato era molto differente da quello che le maggiorità, l'establishment, al punto di dire, si aspettava. E in questo caso io sempre ode o leghe a qualcuno che dice che queste persone che votavano in questa maniera non, probabilmente non dovrebbero avere il diritto di voto, perché le sono ignorante o a volte semplicemente stupide. E sì, questo non è la mia motivazione, ma io riconosco le mie patrono, le mie, come dice, forma mentale in questo. Questo è tutto quello che io volevo dire oggi. Buon dia a tutti, ciao ciao.